Vieni, Puck. Ecco, bravo, qua. Lupo. Bravo. Che bello. Lui è il mio socio di pattuglia. Quanti anni ha Puck? 4 anni, quattro, quasi 4 e mezzo. Terra, bello. Adesso terra, terra, giù. Ok. Ma per te il tuo amico è Puck, è molto importante, vero? Mi aiuta anche nel mio lavoro, perché loro sono una razza particolare. Sono l'incrocio tra il pastore tedesco e i lupi selvatici. E quindi ha un olfatto e un udito straordinari. E quindi mi aiuta, per esempio, nell'antibracconaggio, perché qui, insomma, ci sono ancora cacciatori di frodo. Ovviamente la loro tendenza è scappare e nascondersi. Per noi è difficile prenderli, ma con il suo aiuto è molto più semplice. Lui è in grado, se c'è una persona che si nasconde qui in mezzo, di trovarla senza problemi. Io no. Oltre al fatto che poi insegnano un sacco di cose sul modo di muoversi all'interno del bosco. Questo è un progetto pensato soprattutto per i bimbi. Perché portare scolaresche con tanti bambini all'interno del bosco può essere impegnativo, a volte anche un po' difficoltoso, perché magari non sono capaci di percepire alcuni pericoli o riconoscere piante come l'ortica o il rovo, che non sono proprio piacevoli da trovare. Allora si è creato un percorso mettendo le principali specie arboree del parco. Perché una caratteristica importante delle nostre foreste è che, grazie alle variazioni di terreno e di precipitazioni che caratterizzano il nostro territorio, abbiamo una varietà amplissima di alberi diversi. E trovarli tutti in un posto, tra l'altro, è difficile. Invece qui così è stato ricreato in maniera comunque molto naturale un percorso che riesce a esemplificarli tutti, o perlomeno le specie principali. Ma incredibile, quante specie ci sono, fino a Torrenta, fino a Burgo, anche tutto. E queste sono solo le principali, addirittura. Perché in realtà abbiamo centinaia e centinaia di specie vegetali diverse, perché le nostre foreste assomigliano come tipologia molto di più alle foreste tropicali che a quelle nostre di montagna, proprio grazie all'abbondanza d'acqua che accomuna le foreste tropicali e il clima padano. E questo permette una stratificazione, c'è un piano arboreo, quello dei grandi alberi che vanno dai 20, 25, 30 metri, come la quercia, il carpino, i pioppi. Poi più sotto trovi il piano degli alberi più piccoli, in particolare per esempio il ciliegio, che cresce intorno ai 15, 20, raramente arriva a un'altezza maggiore. Poi c'è tutto il piano degli arbusti. E qui le specie proprio si moltiplicano, perché c'è nocciolo, biancospino, corniolo, crespino, l'elenco è lunghissimo. Al di sotto c'è tutto il piano erbaceo e in più, che mette in comunicazione un piano con l'altro, ci sono tutti i rampicanti. Ovviamente, con una così grande abbondanza di specie vegetali, anche gli animali poi ci sguazzano e quindi abbiamo qui, in questo territorio, una biodiversità che è straordinaria, soprattutto se pensata a una così breve distanza da Milano o in un posto così antropizzato come la pianura padana. Ed è grazie al fiume, insomma, che ha mantenuto vivo questo territorio e noi nel nostro piccolo cerchiamo di conservare e lasciar crescere al meglio quello che ci è arrivato dai nostri antenati. Complimenti davvero, eh. Adesso mi sto sentendo veramente grande serenità. La natura apporge il mio cuore. Veramente viva la natura.